E poi ovviamente aumentare la reattività nelle marcature a livello di transizione, dopodiché continuare ad essere aggressivi anche a difesa schierata. Secondo quarto, primo pallone per gli ospiti, che lo ripeto sono a più 9 su una Fortitudo che è in campo con Lama, Sorrentino, Grilli, Samoggia e Raucci, la coppia di lunghi che ad esempio ha consentito alla Fortitudo di uscire vincente dal campo di Orzinuovi. Primo pallone con Spatti che va al tiro e sbaglia, buona difesa Fortitudo, rimbalzo di Davide Lama, prova a ripartire il capitano, grande gara la sua, quella di Bergamo. Poco cambia sinceramente che il tiro, vedi, come in questo caso, bel canestro di Raucci. Sì, vedi, fai canestro da sotto, quindi schieri la difesa, quindi Costa Volpino deve attaccare una difesa schierata, che è una cosa più difficile, quindi bisogna partire anche un po' da lì. Proviamo gradualmente la rimonte a rosicchiare punto dopo punto, meno 7, 24-17, penetrazione di Truccolo, lo scarico per il tiro di Meschino, ancora segno il capitano, anche questo per il 32 next Trapani, un tiro tutt'altro che semplice. Sì, questo è un bel canestro, non è che loro vinceranno la partita con questo canestro, devi obbligarli sempre a tiri sporchi, poi se sono così bravi da farli tutti, da metterli tutti, è un discorso, però secondo me nei 40 minuti devi sempre cercare di essere in contrasto sul tiratore. 26-17 per la Viviga, salto Sebino di Costa Volpino, c'è bisogno anche dei canestri di Daniele Grilli, forza Daniele, palla sotto brutta di Samoggia per Lamma, ecco, che si lamenta, è un Samoggia forse un po' più deconcentrato rispetto alla versione che abbiamo visto d'abitudine, vedi, e castiga anche sì. Francesco Belloni, appena entrato, ventenne, senza paura al suo primo pallone spara la tripla del più 12 ospite, però tiro in transizione, non è stato costretto a smarcarsi, ha ricevuto la palla e ha tirato, questo è il problema a livello difensivo. Meno 12, Samoggia ci prova centralmente da 3, segna Giuliano Samoggia, canestro importante perché Massimo in un momento come questo, canestro facile, canestro sporco, in qualsiasi maniera c'è bisogno di muovere il tabellone e Samoggia colpisce con la tripla. Beh, soprattutto mancando Iannilli servono i suoi punti, almeno nel settore lunghi, quindi in questo momento Samoggia è anche strategico. Strepitosa azione offensiva di Costa Volpino, tanto di cappello, la squadra di Croti sta giocando una gran partita, schiaccia il pallone Spatti al termine di un'azione dove è stata elusa la difesa della Fortitudo con un'ottima circolazione di palla, e quindi è nuovamente meno 11, il capitano Lamma da 3, sbaglia, era un tiro però che andava preso. 2:20 giocati nel secondo quarto e Vandoni vuole rischiare Montano, che è gravato di due falli, a mio avviso ben fa a rischiarlo. Lamma tocca palla, la sfera termina a lato, ci sarà rimessa per Costa Volpino con 14 secondi per chiudere questo possesso offensivo, esce Gennaro Sorrentino e quindi Lamma, Montano, Grilli, Samoggia, Raucci, quintetto che forse può rischiare di non assicurare grande equilibrio da un punto di vista difensivo, Massimo, però insomma bisogna anche far di necessità virtù con una situazione falli non facile con l'assenza di Valentini. Beh, Montano ha punti nelle mani, quindi è un giocatore importante, ovviamente deve gestire bene i suoi due falli, però mamma mia, qui ragazzi è un... Perdonami Massimo, tripla ancora di Truccolo. Qui ci sono dei cecchini. 13 punti del nuovo arrivato. Piazzati da tutte le posizioni. 34-20, meno 14 dopo 3 minuti del secondo quarto. Momento shock per la Fortitudo. Il capitano, ancora spazio per la tripla. Questa ma la sbaglia un'altra volta. Sì, questa è la differenza. I tiri aperti della Fortitudo non entrano, quelli di Costa Volpino sì. Cent'anni sotto e ora ovviamente Costa Volpino gioca sulle ali di un entusiasmo clamoroso. Vuole time out Vandoni, ma non glielo chiamano dal tavolo, non hanno capito. Vandoni l'ha chiamato da due azioni, ma non evidentemente in maniera sufficientemente chiara. Meno 16, credo sia il momento di massima difficoltà interna di tutta la stagione, Massimo, questo. Questo bel canestro di Montano, questo gran canestro. Assolutamente, infatti Montano serve per i punti in questo momento. L'unica cosa che devi fare adesso è cercare di portare all'intervallo uno score che sia circa sui 10, al massimo 10 punti di svantaggio, quindi recuperare almeno 6 punti in modo da potertela giocare dopo. Ed eccolo qua il 4-0 aperto di parziale per la Fortitudo con il sottomano di Daniele Grilli. Da meno 16 la Fortitudo arriva
in un amen a meno 12. Centanni è arrabbiatissimo, Crotti chiama tempestivamente un time out. Centanni voleva evidentemente continuare a mantenere addormentata la partita. Questo 4-0 provvidenziale, Massimo, le partite possono anche cambiare in un fazzoletto di tempo su un paio di sequenze come questa. Sì, ci possono essere momenti in cui tu stai subendo, anche perché magari hai dei problemi nelle rotazioni, manca Valentini, c'è Iannilli a sedere, quindi due giocatori importanti, stai subendo. La cosa importante è rimanere a galla anche se stai subendo, cercare di tenere uno score accettabile per poi poterlo recuperare più avanti. Anche perché io immagino che gli ospiti non potranno andare avanti con medie realizzative del genere, però non ci si deve sedere e rilassare su questo tipo di auspicio. Sì, non è facile però recuperare contro di loro, a meno che non cambi qualcosa di importante, anche perché girano molto bene la palla, sono molto sicuri, probabilmente stanno anche molto bene stasera, sentono anche qualcosa in più, ci sono anche quelle partite che nascono per il verso giusto, quindi servirà grande energia e grande concentrazione. Squadre che rientrano in campo, l'urlo incessante dei 3.500 di questa sera al Paladozza. Beh, insomma, Massimo, a livello, siamo in Serie B, squadra a meno 16 in casa, con tutto rispetto, contro Costa Volpino, che ovviamente sta dimostrando di essere, credo, una delle migliori squadre finora mai viste al Paladozza quest'anno, fino adesso. Però, insomma, probabilmente era lecito non attenderselo, ma il pubblico non smette mai di sostenere e di cantare, Massimo. Ma sai, la verità sta un po' in mezzo, nel senso che loro stanno facendo un'ottima partita, poi vedi che se li pressi anche loro hanno i loro problemi. Truccolo da tre e nessuno lo va a contenere dopo un raddoppio di marcatura che non si concretizza. 16° punto per Roberto Truccolo, meno 16, sbaglia Samoggia, meno 15 scusate, 39-24, Fortitudo che mi sembra un po' bloccata anche nelle scelte, poi capisco che trovarsi in questo momento a vivere questa situazione sul campo non sia facile, e ora il secondo fallo di Truccolo per un fallo in attacco su Grilli. Questa è una buona, buonissima notizia per i biancoblu, 16 punti per Roberto Truccolo, meno 15, ma almeno recuperiamo la palla. Sì, soprattutto è una boccata d'ossigeno, però adesso questa è un'azione importante per ricominciare a recuperare. Loro sono a zona in questo momento e anche questo, diciamo, non aiuta, nel senso che loro fanno bene, passano molto bene da uomo a zona senza problemi, e questo un po' la Fortitudo lo soffre. Tiro non facile per Iannilli, che lo sbaglia e non di poco. La zona è un problema per la Fortitudo. Entriamo proprio ora nella seconda metà del secondo quarto, meno 15 e palla in mano per una Costa Volpino che sembra veramente ed è veramente serenissima, e poi trova anche canestri come questo con Planezio che lancia il pallone per aria. Uno contro tre. Sì, uno contro tre. Una preghiera che viene accolta per il meno 17 Fortitudo, e ancora la zona, c'è Samoggia che l'attacca in punta, ma non è un po' troppo lontano dal canestro, Massimo? Sì, io adesso contro la zona ci può stare, con ovviamente quando c'è Iannilli lui gli deve creare lo spazio. Sì, certo. L'avrei visto magari qualche volta bene anche sotto canestro, in particolare quando Iannilli era a sedere, o anche in alternativa, cioè ogni tanto come alternativa tattica ci può stare. Due tiri liberi ora per Iannilli a 4:34 dall'intervallo, meno 17 per la Fortitudo. Massimo, vedi com'è strano il basket, secondo fallo di Squeo che va in panchina, e io mi sbilancio dicendo all'andata senza Squeo Costa Volpino ha faticato più 17, era pari la gara quando è uscito Squeo con due falli. Realizza intanto Iannilli il primo tiro libero. Non c'era Truccolo. Comunque ogni partita fa storia a sé, però insomma, voglio dire, ovviamente una squadra che ambisce al vertice queste partite le deve vincere, anche dopo una sconfitta in trasferta, naturalmente. 2-2, poi recupero di palla con Montano che rischia di perderla, rientra bene la difesa su di lui e poi c'è il fallo evidente da parte del numero 12 Spatti, e quindi ci sarà per la Fortitudo la rimessa dal fondo. 4-4 di Iannilli ai liberi, la notizia forse più inattesa, Massimo, nella serata in cui la Fortitudo sta facendo più fatica, la grande precisione del suo lungo ai liberi. Sì, diciamo che con Iannilli in campo adesso lo score si è un po' stabilizzato, però stabilizzato a meno 15 non serve, bisogna cominciare anche a recuperare. Palla persa malamente sulla rimessa dal fondo, Montano per Iannilli che se la palleggia sul ginocchio,
pallone perduto, meno 15 a 4:20 dalla fine, 41-26. È chiaro che se non si fa canestro non si vince, ma a subire 41 punti in casa in 16 minuti bisogna ovviamente partire da qua e provare a correre in contropiede dopo dei buoni recuperi. Cent'anni su di lui, Grilli, palla per il 23enne playmaker, pericolo pubblico numero 2 mi verrebbe da dire questa sera dopo Truccolo. Non voglio vedere anche questa, e infatti almeno la tripla di Spatti è sbagliata. Rimbalzo di Iannilli che riparte, il capitano Davide Lama per Samoggia, tiro dall'angolo realizzato, meno 13, 3:48 all'intervallo, bel canestro per Samoggia, settimo punto per lui, anche questo è un tiro tutt'altro che semplice. Sì, beh, però sono un po' i suoi tiri, sì. Quella è la sua posizione, certamente non c'era bilanciamento a rimbalzo, quindi doveva solo andare dentro. Montano in contropiede dopo il recupero, parziale di 6-0, il sottomano di Matteo Montano, 41-30, bene così per la Fortitudo, e adesso il Palladozzi è un fattore, e arriva l'infrazione di 8 secondi per Costa Volpino e il recupero da parte della Fortitudo. Sembra di essere a un'altra partita rispetto a quella che stavamo vivendo fino a 100 secondi fa. Sì, sì, adesso si è fatto anche male Cent'anni, un problema al polso destro. Costa Volpino ha gestito male l'aggressività difensiva a tutto campo della Fortitudo, ha perso qualche pallone, e vediamo se questo può essere un calo anche per motivi proprio di tenuta fisica, oppure se eventualmente è stato un episodio. Grilli per Samoggia che ci prova, no, scarica per Lama, la tripla del capitano dall'angolo, ma questa sera finora non ne va dentro una. Ha un Davide invece praticamente infallibile, tranne l'ultima tripla, quella decisiva, ma ribadisco non gliene se ne può fare una colpa a Bergamo. Penetrazione, scarico, meno 11, perde palla ancora Costa Volpino, bravo Grilli che riparte, supera la metà campo, 3 contro 2, Grilli per Samoggia, è il suo tiro, ma sbaglia. Comunque se è in partita meno 11, come ho detto prima, importante è andare a meno 8, meno 10, meno 9, insomma rimanere in quegli ambiti lì, dopo in 20 minuti te la puoi giocare. Belloni ha messo una tripla poco dopo il suo ingresso in campo, ci prova Meschino da 3, sbaglia, però c'è Squeo a rimbalzo d'attacco che sbaglia anche lui. Costa Volpino ovviamente non poteva andare avanti in quella maniera, Lamma sotto canestro per Samoggia che va al tiro, sbaglia ancora, ma conquista il suo rimbalzo d'attacco, segna e prende il fallo di Planezio, terzo fallo per Planezio, primo giocatore a gravarsi di 3 falli. Come si dice in questi casi, Massimo, in un modo o nell'altro orgoglio Fortitudo. Sì, sì, no, ma mi sembra che Costa Volpino sia calata, Sì, sì, beh, inevitabilmente. Quindi 18 minuti li ha giocati alla grande, diciamo 17, adesso ha perso lucidità, quindi inerzia tutta a favore della Fortitudo, e 2 minuti anche sono lunghi, quindi ci sta anche, voglio dire, c'è un altro tiro libero da tirare, insomma ci stanno parecchie cose in questi 2 minuti. Era meno 17, 41-24, siamo 41-32, parziale aperto quindi di 8-0 per la Fortitudo. Nato da che cosa, Massimo? Ma fondamentalmente poi ti lascio bere, lo meriti. Sì, sì, no. Diciamo che fondamentalmente è nato da un calo di Costa Volpino, però anche provocato questo calo perché c'è stata una certa aggressività della Fortitudo a livello difensivo, che ha provocato, diciamo, ha obbligato Costa Volpino a perdere palloni, quindi a commettere errori. Qualche tiro che non è entrato e quindi tutto va di conseguenza. Quindi dopo la transizione invece l'ha giocata la Fortitudo, ha fatto 2 o 3 bei canestri in contropiede e tutto è cambiato. Si rientra in campo dopo il secondo e ultimo time out per questo primo tempo a disposizione di Alessandro Crotti, ex Rieti e Omegna, alla sua seconda stagione consecutiva come capo allenatore della Vivigas. Aggiuntivo per Samoggia che può arrivare in doppia cifra, sarebbe, dopo Truccolo ovviamente che ne ha 16, il secondo giocatore a farlo, vediamo. Ecco, perfetto, così non gliel'ho tirata, è molto bene, ottimo Giuliano, quota 10 punti per lui, meno 8, parziale aperto di 9-0 per la Fortitudo che ha però ancora 8 lunghezze da recuperare. Attenzione alla tripla segnata ancora da Belloni,
il giocatore che abbiamo sentito prima nella trasmissione delle ore 18 ha la faccia del timore reverenziale. Meno 11, ricacciata indietro la Fortitudo, è ancora la zona 2-3 con Montano che si butta dentro, si arresta dai 4 metri e segna un grande canestro Matteo Montano, nono punto, nuovamente meno 9. Ma ora bisogna provare a difendere un po' più concretamente, non rischiare questi anticipi di Lamma che generano difficoltà nelle rotazioni. Questa volta sbaglia per fortuna Francesco Belloni. Allora c'è ancora la possibilità negli ultimi 90 secondi del secondo quarto di rosicchiare qualche lunghezza con Davide Lamma. Sotto Iannini non può essere servito. Samoggia, due palleggi, l'arresto dai 4 metri e il suo tiro. Sì, e questa esatto. Volta lo è davvero. Sì, soprattutto attaccando l'area, e questo è quello che deve fare un po' più spesso secondo me questa sera. 70 secondi all'intervallo, da meno 17 a meno 7, 44 a 37. È rientrato Truccolo, serve un gran pallone per Squeo che però sbaglia un rigore. E allora si va dall'altra parte con Montano che subisce il fallo della difesa, nello specifico il fallo di Marco Di Gennaro, è entrato con il numero 9, altri due tiri liberi per Montano. E a questo punto è un male che arrivi l'intervallo, Massimo, perché si spezza l'inerzia. Sì, comunque manca ancora un minuto ed è lungo. Sì, sì, quindi voglio dire, hai rimesso in piedi la partita, adesso si tratta di tenere questa inerzia, non dico di impattare il risultato, però puoi ancora rosicchiare qualcos'altro. D'altro canto, se questo va avanti in questo modo, si entra negli spogliatoi, Gosta Volpino con la percezione di aver sprecato molto e con la Fortitudo con l'idea che positiva di poter recuperare la partita. 2 su 2 per un ottimo Montano, 11 punti per lui. Vandoni credo comprensibilmente non voglia rischiare l'eventuale terzo fallo di Montano, capisco la scelta di richiamarlo in panchina in questo caso, e anche di Iannilli, hanno entrambi due falli, credo ci stia Massimo. Sì sì, ci può stare, chiaramente dopo dovrà riposare un po' anche Samoggia, certo, probabilmente certo. Nei secondi 20 minuti, perché ovviamente se no perderebbe lucidità. Da meno 17 a meno 5, 50 secondi all'intervallo, fallo per Davide Lamma, primo fallo nel secondo quarto per la Fortitudo, rimessa laterale. Politi si alza dalla panchina e dice: abbiamo ancora tre falli da spendere, possibilmente in maniera intelligente. Ma sì, il problema è chi li può spendere come, nel esatto. Senso che magari Grilli, ecco, non so adesso Lamma quanti ne ha. Comunque al massimo se hai un fallo uno lo puoi spendere, non di più. Il capitano ne ha uno, era il primo questo. Esatto, sì. Esce anche, stessa scelta per Crotti che non vuole rischiare il terzo fallo di Truccolo e lo mette a sedere in questi ultimi 50 secondi del secondo quarto. Comunque gara completamente riaperta dalla Fortitudo, è rientrato Cent'anni, pallone per Belloni, 15 secondi per chiudere l'azione, su di lui c'è Lamma, il blocco di Squeo, Belloni si accentra, Piccarol che non si concretizza, Cent'anni appena entrato spara da tre, un tiraccio, Cent'anni vuole il fallo che però non c'è e quindi occasionissima per la Fortitudo per praticamente, Massimo, e se può sembrare incredibile, arrivare a contatto con gli ospiti che 4 minuti fa erano a più 17. Beh, questo però è indicativo, l'avevamo un po' detto, la panchina, la profondità della panchina può fare la differenza e in questo momento la sta facendo a favore della Fortitudo. 30 secondi all'intervallo, Lamma meno 5, palla per Grilli, azioni difesa individuale ora per Costa Volpino, un possesso importante, gli ospiti sono nel bonus, Grilli da 3, sbaglia e ora andrà Costa Volpino fino alla sirena. Abbiamo tre falli da spendere, vediamo se li commettiamo. 14 secondi alla fine, aia, Cerucci accoppiato a Cent'anni, non è l'ideale, 8 secondi, bisogna far fallo, fai fallo, e invece non viene fatto e abbiamo la tripla sulla sirena, segnata, e questo non è accettabile sinceramente. Questo non è accettabile, bisogna commettere fallo, la Fortitudo ha commesso un grave, gravissimo errore nel non commetterlo e il pubblico glielo fa notare ai ragazzi, grave errore. Non dai. C'è stato un time out diciamo di recente, quindi probabilmente non c'è stata neanche la possibilità.